Dunque, gente, in teoria noi non siamo ancora mai partiti da qua. Siamo ancora tutti amiconi, tutti qui ad Arbor Town. E c'è una nuova missione uscita dalla bacheca. Dobbiamo fare la nostra prima missione da capitano. Dobbiamo dare una cassetta a questa nuova arrivata. Ha i capelli viola, le orecchie da gatto, gli occhiali e un giacchetto marrone. Mi hanno detto equipaggiati un mostro e fai attenzione perché non lo rivedrai mai più. Beh, ha le orecchiette da gatto. Potrebbe essere una di quelle cose che poi ci sfida più avanti e Dio mio, dobbiamo affrontarla con il nostro stesso mostro. E una parte di me, visto come è vestita, vorrebbe darle Kuneko. Una parte di me, visto che ne abbiamo tre copie. D'altra parte, una parte di me vorrebbe darle la sua pre-evoluzione, sai? Non lo so, me la rivedo abbastanza, sai? Kuneko non è giusto. È una creazione di Felix e soprattutto è venuta con noi perché si fida di noi. Hey, hey! Hey, hey, Jeko! Voglio presentarti alla nostra fantastica recluta, Frankie! Oh mio Dio, sei anche tu un altro cacciatore di mostri veterano di questa isola misteriosa! Ciao, Frankie! Non da così tanto. Un mondo magico pieno di mostri e di audaci eroi che si trasformano per combatterli. È tutto quello che ho sempre sognato. Oh, non è la reazione che mi aspettavo. Oh, come puoi vedere, Frankie qui ha preso abbastanza bene la notizia di essere arrivata nuova Viral. Ecco chi non se ne andrà da qui. Ti assicuro che voglio sfruttare al meglio questa occasione. Entrare a far parte dei Ranger senz'altro la strada che questa avventura ha in serbo per me. Yeah! Ho dato a Frankie un mangiacassette di riserva. Tutto quello che devi fare ora è darle una cassetta di mostri e insegnarle le basi. Detto questo, alla fine delle trasmissioni. Ci si vede in giro, Jeko? Ah beh, certo, mi sbologna la scartina. Una forma di mostro tutta mia, è il primo passo per un fantastico viaggio. Hai un mostro per me? Certo. Le diamo Kelpie così, a inizio battaglia, ci spara in fronte. No. La tua nuova creatura è Goccioragno, sorellina. Sei sicuro di volerle dare questo? È una scelta definitiva. Tieni. Diventerò un rubinetto gocciolante? È la forma perfetta! Proteggerò questa preziosa cassetta con la mia stessa vita! Allora, sono curioso di leggere cosa direbbe su Kuneko. Ti giuro, adesso chiudiamo e lo rifacciamo. Per favore, capitano, insegnami le basi. Esigo di vedere queste basi. Combattiamo qualche mostro, ok? Quindi combattimento a 3? Ok! No, combattimento a 2! Oddio, vuoi vedere che è un nuovo companion? Un companion che di sicuro a fine gioco però non se ne va. Mi dispiace, ho ammazzato tutti prima ancora che potessi fare qualcosa, sorella. Wow, trasformarsi in un mostro strano in realtà è molto più stancante di quanto pensassi. Penso di aver bisogno di un po' di riposo e di mangiare un sacco, potenzialmente in quest'ordine. Ciao capitano, grazie per avermi allenato. Una giovane eroina coraggiosa ha sempre bisogno di un saggio mentore e sono felice che sia tu. Oh, quindi dobbiamo continuare la nostra missione con lei? Sono contenta di aver ceduto il testimone di persona meno socialmente presentabile dell'... Meredith. Porca troia. Allora, esigo vedere, come dice lei, esigo vedere cosa dice se le diamo Kuneko. Anzi, ci sarebbe una miriade di mostre che vorrei vedere cosa direbbe. Anzi, ho l'idea perfetta per lei. Il rubinetto è buono, sì, ma credo di sapere cosa volerle dare. Devo solo andarlo a prendere. Prima voglio vedere cosa dice su Kuneko. Dopo io e te andiamo a fare una cattura. Ho il mostro perfetto per lei. O meglio, non è perfetto, ma potrebbe andare. Diventerò una ragazza gatto anime? Ok, commenta la cassetta ma non dice nulla di più. Peccato, beh oddio, Kuneko non è terribile come scelta per lei però. Allora, da una parte potrei lasciarlo, dall'altra no. Comunque, andando alla macchinetta che c'è qua dentro. A proposito, vediamo un attimo la bacheca. Perfetto. Prossima ricompensa, nuovo mostro. Oh. Dicevo, andando alla macchinetta che c'è qua dentro, ho comprato sempre un po' di sticker vari. E in realtà Averoir non è necessario nella nostra squadra. Diciamo che non ho un sesto mostro per noi che mi vada così tanto bene come gli altri. Però, nella sua creazione ho trovato un sacco, veramente un sacco, di resistenze. Scarica, aria, terra, ghiaccio, metallo, difesa della torre. E soprattutto, quasi tutte le cose che gli ho messo danno sempre uno slot in più, uno slot in più, uno slot in più, uno slot in più. Quindi praticamente è la creatura con più mosse di tutti, che è lì per essere lì, perché alla fine
non è che è inutile, ma non è neanche la prima creatura che andiamo a scegliere, senza cattiveria, Anche perché non è specializzata in nessun tipo di attacco, è più una difensiva. E tra l'altro, se c'è un posto dove dobbiamo metterci a farmare un po' di creature, è proprio questo, proprio il DLC. Vorrei trovarne qualcuna bootleg. E così Aleph è stato ucciso da mano tua, non posso fare a meno di piangerlo. Colui che giace al di sotto ci ha riuniti tutti, ma forse l'armonia tra noi non può perdurare per la nostra stessa natura. Siamo diversi da voi in molti modi, Geco. Una di queste differenze è che la nostra natura è definita dalla nostra creazione. Io non posso cambiare il mio fascino verso gli umani, Aleph non poteva cambiare la sua passione per lo spargimento di sangue. Ma che abbia ucciso la sua stessa progenie in quel fatidico giorno, dovrei odiarlo per questo. So che la vecchia strega lo odiava, ma non mi riesce di farlo. Il conflitto e il dominio erano la sua stessa natura. Forse in qualche mondo sfortunato potrebbe manifestarsi in una nuova incarnazione della conquista, ma non sarà Aleph così come lo conoscevamo, e forse è meglio così. Comunque, la creatura che dobbiamo andare a cercare si trova nella casa della strega. Esatto, sei tu. Meredith, non ucciderlo, mi raccomando. Brava ragazza. Allora, io lo registro, tu lo meni, come al solito. Faccia di merda. Però non mi puoi sfuggire. Ora sta a noi decidere se farlo trasformare nel lupo cattivo o in cappuccetto rosso. E credo proprio che la nostra amica sceglierebbe di avere un bel furry. Quindi credi che sia vero? Che cosa? Che il grande portale che hai trovato possa riportarci a casa? Sì. Io mi ero rassegnata a vivere qui per sempre. Fa un po' paura ora dover iniziare a pensare al futuro. Un futuro in cui non saremo assieme? Lo so. Perché non rimaniamo qua io e te? Costruiamoci una vita assieme. Ok, ho il mostro per te, bella. Cappuccetto. Diventerò una specie di felino con mantello e arco, eh? Lo sapevo che era perfetta. Non credo che ci siano cose che non le piacciano. E poi sarà lei a decidere in cosa trasformarsi. Se vorrà trasformarsi in una bestia lo sarà. Se vorrà trasformarsi in una ragazzina lo diventerà. Ok, nuove missioni disponibili, vero? Esatto, Ranger principiante addirittura. E devo continuare con Frankie. Frank, non sono Frank. Beh, voglio vedere come va avanti Frankie. Frankie culo di gomma la chiamano. Frankie? Frankie? Dove sei? Su quale isola ti sei andata a infognare? Nelle caverne sotto il lago, eh? Come ci arrivo sotto il lago? Non mi ricordo. C'è sempre stato questo bottone? Sei più avventurosa di me, bravissima. Oh, si impara sempre qualcosa di nuovo. Dai, probabilmente vuole combattere. Non mi va di sciottarla con un colpo. Diamole un degno combattimento, se proprio vuole. Te lo do degno per davvero il combattimento. Oh, ehi, capitano. Sei qui per aiutarmi con il mio personale cammino dell'eroe? Cos'hai in mente? Deve arrivare il momento in cui ogni giovane coraggiosa avventuriera segue il suo cammino personale. Ed è quello che sto facendo. La giovane coraggiosa avventuriera sarei io se non mi stessi seguendo. Capisco. Ad ogni modo, ho trovato una di quelle fusioni fuori controllo, poco più avanti. Ora vado a mostrarle chi comanda. Vuoi una mano? Ah, non preoccuparti, ho un talento naturale per questo. Ho letto più di 200 fanfiction su persone che si trasformano in mostri. Per favore, non chiedermi di approfondire. E allora le ho dato il mostro perfetto. Le ho dato il mostro perfetto. Andiamo! Ah, wow. Ok, non l'ha fatto ancora evolvere. Dai, ti potenzio i PA, sorella. Voglio darle una mano per davvero. Forse avrei dovuto darle una creatura un po' più efficace. Onda di energia. Vedo che sei bello resistente, ci vorrebbe proprio Meredith. Vieni, Trifinge. Addirittura, brava. Questa sì che è una bella idea, sorella. Bel colpo, complimenti. Ehi, non se la sta cavando male. Brava, Frankie. Brava, così si fa. Dividi e ti impera. Vedi? Così si fa ad avere una creatura. E ora ti mostro come si sconfiggono due mostri assieme. Ehi, brava ragazza! Il copione è stato ottimo come idea, brava! Ce l'abbiamo fatta! La mia carriera sta procedendo abbastanza bene, credo. Cosa? Beh, la mia carriera di eroina affascinante e misteriosa che salva la brava gente di queste terre fantastiche, ovviamente. Già fatto, sei arrivata tardi. Non ho dubbi, presto arriverà il grande male e sarò io a salvare quest'isola. Già fatto io, mi dispiace. Davvero?
Va bene, sono sicuro che da qualche parte ci sarà un pochino di male da sconfiggere. Magari te ne è sfuggito un pezzettino. Povera Frankie. Frank, non sono Frank! Ultimamente sono successe così tante cose che non abbiamo mai parlato della nostra battaglia contro Aleph. Trasformarsi in un mostro con le cassette è un conto, fondersi con te e diventare un mostro più grosso è un altro, ma quando ci siamo fusi tutti assieme su quel treno, roba da andare fuori di testa. Non so nemmeno come descriverla. Come con la fusione normale, mi sembrava di essere spettatrice nelle azioni del mio corpo, ma stavolta non eravamo solo io e te, eravamo tutti assieme, potevamo sentire il nostro desiderio collettivo. Sai una cosa? Gli arcangeli sono forti, ma le persone sono molto più forti. Ovvio. Abbiamo un'ultima missione qui all'addestramento, visto che ho trovato altri 100 materiali fusi e voi non avete idea di quanto ci vuole per farne 100. 100 creature. Ehi, Mentore sta facendo qualche avventura in solitaria, se ti va di aiutarmi ci vediamo nei boschi di Istam. D'accordo. Tanto io lo so già come va a finire sta storia. Che lei si penserà più forte di noi, vorrà sfidarci, penserà di vincere e qualche cagata simile. Allora, come sta andando la tua grande avventura? Oh, ehi, Jacob, ho una domanda per te. Qual è la domanda? Cosa significa prendersi la responsabilità della propria vita? Non è facile risponderti. Insomma, dovrei usare il mio tempo a Nuova Birra per realizzare i miei obiettivi o qualcosa del genere. Salvare il mondo, trovare la mia vera vocazione, innamorarmi. Sai, i classici dell'avventura, non posso sprecare nemmeno un secondo. Non metterti sotto pressione. Ah, probabilmente hai ragione. Bene, seconda domanda. Puoi aiutarmi a combattere una fusione fuori controllo che ho trovato nelle vicinanze? Sono sicura che sarà un'esperienza edificante. Volentieri. Oh, wow. Un super cespuglio. Brava ragazza. Oh, complimenti, ha scelto proprio bene. Bravissima. Guarda, ti faccio un regalo, ti potenzio i PA. Vorrei sapere che tattica avrà adoperato per una creatura del genere. Spero che non faccia mosse stupide. Perfetto, già hai iniziato benissimo. Brava ragazza. Complimenti, guarda, ti do credito. Ti ho dato proprio un'ottima creatura e la stai sfruttando nel modo migliore. Complimenti. Io intanto mi sono già potenziato. Ecco, questo è sbagliato. Attacco di mischia su una creatura a distanza. Non va bene, però puoi sempre migliorare. Vedi? Io diversifico con attacchi diversi su creature che possono utilizzare molteplici tipi di attacchi. Non dovresti usare solamente un'unica mossa. Per esempio, la tattica del veleno prima era buona. Quella era un'ottima tattica. O anche solamente il veleno su un tipo erba è un'ottima idea. Vedi? Ora sono due cespugliotti, puoi ucciderli anche tu ora. Yeah. Guarda qui, un boato sonico può tirarne via due assieme ora. È così che si combatte. Con il cervello. Yeah. Non utilizzando sempre la stessa mossa, magari. Thanks. Grazie per l'aiuto, Jake. Ho deciso che è stata davvero un'esperienza edificante. L'ha deciso lei. Ah, vediamo, bacheca. Frankie. Frank! Non sono Frank! Quando te lo devo dire che non è Frank? Eccoti qua, ciao! Un giorno potrai volare come me, o forse no? Hey! Hey, capitano, sto pensando di provare a diventare una vera ranger. Niente più status da recluta, anche se prima dovrò diventare più forte. Quindi ovviamente ho rintracciato una fusione fuori controllo da combattere, non c'è tempo da aspettare, andiamo a pestarla per bene! Andiamo! Oh, carino questo! Okay. Io comunque sono contento di averle dato quel mostro. È un mostro DLC che non si vede da nessuna parte. Quindi ci sta che noi, avendo girato da quelle parti, le abbiamo donato comunque un mostro unico nel modo suo. E lei, tra l'altro, non ha scelto la fusione che chiunque si sarebbe aspettato, ovvero la trasformazione in lupo cattivo, ma nella donzella in pericolo. Spero solamente che abbia imparato ad utilizzare le mosse giuste. Aia, che male. Ok, Frankie, mostrami di cosa sei capace ora. Disperazione, ok, perché ha usato la copia. Credo che nessuno le abbia insegnato la differenza tra mosse a distanza e mosse di mischia, vero? Non è certo colpa mia. Avrebbe dovuto controllare. Così si combatte, Frankie. Grazie per l'assistenza. Forse la prossima volta che io e te ci incontreremo sul campo sarò già una ranger a tutti gli effetti. Non lo so, Frank.
Il nostro addestramento con Frankie continua, eh? Frank! Non sono Frank! Lo so che mi dispiace, sta battuta continuerà fino a che non finisce la serie, ragazzi. Sempre sull'isola dei capitani sei, sempre a disturbare. Brava Frankie, così ti voglio. Scommetto che non ti saresti mai aspettato che ti avrei sfidato a duello, vero? Lo studente deve affrontare il maestro, l'unico modo in cui posso diventare un vero ranger e sconfiggerti è avere il tuo timbro. Chissà qual è il nostro timbro. Ho perfino addomesticato questo Puppercart per aiutarmi, che ne dici, accetti la mia sfida? Non ci andrò piano con te. Vediamo. Ok, e questo è il mostro che io ti ho regalato. Ho sbagliato, me lo dovevo togliere questo. Mea culpa, mi dispiace. Hai ragione. Ti chiedo perdono. Forse dovevamo dargliela la possibilità di provare. Il mio timbro mi sa che... no, eh. Scusami, mi sono dimenticato di toglierlo, ok. Scusa, questa volta non è stato voluto. Sapevo che saresti stato un asso duro. Ecco perché mi sono assicurata di affrontare prima gli altri 12 capi palestra. Cosa hai fatto? Hai sentito bene, sono già qualificata come ranger. Chissà cosa succedeva se ci sconfiggeva, ne dubito, però. Volevo solo vedere quanto eri forte, non mi hai delusa. Ci vediamo in giro, capitano. Frankie nel paese delle meraviglie. Vabbè. Oh, contenta lei. E con questo quindi gli incontri con Frankie fine.